Salve ragazzi, oggi siamo qua su The Last of Us Parte 2 per andare avanti nell'avventura. Siamo con Tommy, e 2 anni prima degli eventi che stavano accadendo fino a poco tempo fa, quindi Dei vagabondi. siamo nel Quanti? passato. Una manciata. Ma che cazzarola? Ma Tommy, che spari? Vuoi provare? A sparare? Se mi dai fucile. Sicuro. Mi sento buono. Vedi il cartello? Quello rosso? Prova a centrarlo. È perfetto per stanarli dai nascondigli. Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. Capito. Pensa alla discesa del proiettile. Perfetto! Il rumore li attrae. Siamo di pattuglia. Eliminiamoli. Sono finiti. Ce ne sono altri di qua se vuoi continuare. Sì, Ok. andiamo. Bello Ma dove sparare vivi? con cecchino, mi piace Le molto orde a me. attraversano questa zona in inverno. E qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. E come lo spieghi? Beh, forse quando la pressione barometrica raggiunge la temperatura. Ma che cazzo ne so. Controlla il capanno. Sembra stiano scendendo. Perché? Ah. Un animale morto. Guarda vicino al camioncino. Stanno sbranando quel cervo. Sembra abbiano fame. Bene così. E muori su. Sono stupito. Sembra sicuro. Ce ne saranno altri di qua. Vicino allo skilift. Guarda giù in fondo, sotto la cabina, vicino alla torre, visto? Lassù? Ok. Fai col calma. Non è Ah. facile da così lontano. Preso. Mi piace. Ancora qualcuno. Calma, ci arriverai. Un altro paio. Sei un fenomeno. Che ne dici? Fantastico. Non ne vedo altri. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Ah, ma cosa ha fatto? Rendimelo. Ehi, grazie Uffa, davvero. non volevo io. Ci voleva proprio. Certo. Prima le signore. Forse non dovrei dirtelo. Ma Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Egli ha provato il mio mirino. Ti è piaciuta? Sì, non è male. Ho visto che non hai ancora cambiato le corde.
Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai. Te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Si può guardare qua, c'è qualcosa. Perché vi offrite sempre volontari per questa ronda? Perché c'è il divano più comodo del mondo. Accendo il fuoco, mi distendo. Magico. Stavo leggendo un po' e meraviglioso. Il lato ironico. Ma qua ci si può potenziare, no? Di colpo l'avamposto ti piace? Voglio solo controllare di avere tutto. L'odore non è male. Forse non ti servono delle corde. Mi sembra che suoni bene. Sì, suona una meraviglia. Mi sa che ti sta perculando. Sì. Va bene, dai. Direi che possiamo andare. Ok, andiamo. Bene. Seguimi, piccola. Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove regole. Ascolta, se ti senti pronta, mi fido. Ok, grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo. Ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Star è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il Capitano Ryan in duello. Sì, beh, lui se l'era cercata. Mi ha stupito la scena della fuga. Sei buffo.
avanti. Non lasciare i cadaveri. Sì, d'accordo. Ehi, Shinne, non combinare guai. Negozio di musica. Sì, lo vedo. Bello. Comunque, ragazzi, cioè, le ambientazioni come sono belle. Mi piacciono veramente tantissimo, non avete idea. Sono oro, veramente oro. Merda. È bloccata. E di qua non si può entrare. Mi diverto un botto a spaccare i vetri perché è talmente fatto bene, cioè mi piace. Vabbè, ho capito che di qua non ci si può andare, Ce la faccio. Da qui non credo si passi. Cosa? Cazzo. Una volta si passava di là. Ok, quindi... Beh, se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Ci sto. Una carta. Oh, una delle tante. Mi manca. Sono già soddisfatta. Zeo Stringer, vero nome, Maxence Pierre, mente 60, forza 40, fidanzata nessuna. A 14 anni, Maxence Pierre fu abbandonato dai genitori nel cuore delle montagne Noir. Con l'ausilio di un neofalco dotato di un'intelligenza fuori dal comune, riuscì tuttavia a raggiungere un abito, dove incontrò un misterioso sciamano. Proprio lì, seguendo un rigoroso addestramento, Max sviluppò la capacità di entrare nella mente di sparvieri, rapaci e altri uccelli predatori. Ora lavora come ladro o spia per i migliori offerenti, tentando di scoprire dopo anni le ragioni del suo abbandono. Neutrale. Quindi alla fine nel canale. Le collezioni ancora. Sei solo invidioso. Faccio il massimo. Quindi ora si riesce a entrare, immagino. Vieni a vedere qui. Pensi di riuscire a passarci? Beh, posso provare. Attenta però. Certo. Ci sono! Un momento! Bene. Ci sono sempre questi momenti di cooperazione tra Eddie e Joy che sono veramente ben fatti. Vedi niente? Sto cercando. Diciamo che con la luce vedo abbastanza, dai. La fine di tutto. Che di qua non si passa. Arrivo, Joel. So che dovrei aprirti, ma voglio un po' esplorare qua attorno. Comunque fa un'ansia sto posto, sto buio. Mamma mia, mamma mia. Ah, ciao. Ciao. Non male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. E niente. Spostiamo sto bagaglio su.
so. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. Metti la maschera. Ah, devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Ok, d'accordo. Qui devo nascondere la mia immunità, anche perché poi se lo scoprivano, Ellie scopriva anche la verità. Insomma, disastro, praticamente. Se non indossi la maschera, rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non l'hai detto a nessun altro, vero? Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene. Sei mai stato qui? No, solo in strada. Inizio a pensare che sia stato un errore. Forse. Ok, posso creare una Molotov. Ruby, mi dispiace se la nostra pattuglia ieri ti ha aggredito. Non capita spesso di incontrare gente nuova. Capisco anche che possa averti innervosito seguirci fino a Jackson, ma è veramente un bel posto. Abbiamo elettricità, buoni raccolti, potrebbe essere un'occasione speciale per te e la tua famiglia. I miei ragazzi sono cambiati, fino a Jackson ci limitavamo a sopravvivere, non mi piaceva la piega che avevano preso. Iniziavano a comportarsi come le persone da cui stavano fuggendo. Oggi riparano falle, scavano trincee, è un lavoro pesante, ma ogni sera torno a casa felice di aver fornito un contributo. Hanno trovato una comunità, delle responsabilità, tu insegnavi una volta. Qui ti attenderebbe un'intera classe di ragazzini assetati di sapere. Non è un sogno, vieni a trovarmi almeno, lascia che ti mostri come viviamo. Tara. Un attimo, sparato da parecchio. Da quando risale l'ultima pattuglia qui? Non saprei. È uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Questo è adulto. Forse era di passaggio. Aia. Qui c'è qualcuno sicuro. Ellie.
siamo di pattuglia. Ok. Facciamoli fuori. Joy, la Master Runner, su. Che ci vuole? Dovrebbero essere finiti, no? In teoria. Credo. Joel, ce l'abbiamo fatta. Così pare. Sei forte, piccola. Anche tu. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Sottoscrivo ogni singola parola. Ma ora possiamo solo andare avanti. Ma no, prendiamole, ma che siamo qua. Già sta fatica. Che senso avrebbe non prenderle più che altro? Ok, qua abbiamo visto tutto quanto. Andiamo pure avanti. Altre spore. Insomma, posto bello pieno. Qui sembra si possa passare. Ti seguo. So perché, ma la vedo brutta. Oh.
muore? Oh, è di coccio. Mamma mia. Ma no, ma dai. Ah, ok. Era dovuta sta cosa, probabilmente. Forza. Ah, cazzo. Ci è mancato poco. Madre santissima. Ma ce l'abbiamo fatta. Vero anche questo. Mi sono cagato in mano. A parte l'età che avanza, niente che una notte di sonno non possa guarire. Voglio andarmene da qui. Sì, anche io voglio andarmene da qui. Cosa c'è per terra? Ah, beh, un po' di roba, in realtà. Dov'è che si passava? Joel? Che stai facendo? E se ci fossero due blotter ad attenderci? Andrà tutto bene. Niente spore. Ma non ho più la maschera, comunque. Una bella battaglia. me l'ha cavata. Non si vedono spesso blotter in giro. Sì. Jesse e Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che succede? Frequente? Più o meno. Perché? Ah, ho notato che Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo solo amici. Ehi, 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 guarda che ho fiuto per queste cose. Stavolta sbagli. Vedremo. Non illuderti. Era una palestra questa, praticamente. Wow. Mi fa strano vederla così, d'arginita. Ce la fai a passare da qui? Ma ce la fai anche tu, Joel, comunque, passata lì, mi sa. Vedi cosa c'è? Sì. Cosa di cosa di McDonald's? Ok. Praticamente. È una cosa differenziata. Sono loro, vero?
coppia fuggita l'anno scorso. Che coppia? Hai ragione. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orta e ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Le ho sparato, ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Adam. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale. Aia. Che ce n'erano a decine. Sì, così dicevano. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te. Sei sicuro? Sembra questo il momento, Ellie. Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Perché hanno fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso. Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato il tempo avrebbero scoperto qualcosa. Ellie. Magari. Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? No. Bene. Forza. Non è stato del tutto sincero, però non, è di, non, è, non può dire così. Una cura c'era, ma doveva morire, quindi insomma un po' complicato la situazione. Già si è crollato. Ehi, ci penso io. È un tipo a posto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale.
Raccoglievano scorte, medicine. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. No, puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Allora, se seguo la Route 5... dovrei arrivare all'ospedale. Allora. Segui la Route 5. Siamo fuori. Devo trovare Nora. E scoprire dove è andata Abby. Con calma. Non con troppa calma, sennò poi è un problema. Però, insomma. Concordo. Non ci sto facendo più caso, ma le trappole non ci sono più, vero? Perché non vorrei dovermi prendere un infarto in mezzo alla giocata perché mi è esploso qualcosa addosso. Sarebbe bruttissimo, non brutto, bruttissimo. Vabbè, qui non c'è niente. L'unico andare avanti e... spingere. Devo passare. Beh, c'è anche di qua volendo, non so qual sia di qua, ma c'è anche di qua. Buono. Ok, di qua non c'è più niente. C'è niente. Ok, faccio qualcosa. Fa pure. Questo è il massimo. Possiamo creare le frecce. E io le farei giusto per... Allora, diario. Ah, c'è qualcosa del diario. Jess è qui, meglio così. Può aiutare a proteggere Dina. Mi è stato di grande aiuto con i WLF, forse può assistermi nella ricerca di queste persone. Non so, non se ne parla di tornare indietro. Beh, giustamente, tornare indietro ora mi sa che è leggermente tardi, anche perché siamo andati avanti un bel po'. Non avrebbe granché senso. Dopo tutta sta fatica, tornare indietro. Carta collezionabile. Randy Stiles. Vero nome, Randall Stiles, mente 100, forza 80, affiliazione nessuna. Un tempo Randall Stiles svolgeva ricerche come collega del dottor Huckman, lavorando giorno e notte per sviluppare tecnologie utili al progresso umano. Poi scomparve nel nulla, restando disperso per mesi, finché non cominciarono a emergere testimonianze di Stiles in numerose parti del mondo. Una fugace apparizione in Messico, un breve soggiorno in Giappone, un viaggio improvviso nell'outback australiano. Misteriosamente aiuta le persone in difficoltà e svanisce di nuovo.
Secondo alcuni, ha ottenuto questi poteri in seguito a un incidente con il teletrasporto quantico del dottor Ackman, che tuttavia smentisce fermamente ogni insinuazione. Neutrale. Chissà quanti lupi ci sono in quell'ospedale. Non sarà facile scamparla lì, secondo me. Non sarà per niente facile. Oh, benissimo, un altro medikit. Vabbè, possiamo andare avanti, giusto? Tanto qua ormai. Allora, si può passare per di qua. Ok, bene così. Posto è bello grande. Oddio. Oddio. Allora, si può entrare di qua? Ah, si può entrare. Il cavolo, si può entrare, non si può entrare. Innanzitutto, facciamo le cose con un senso logico, perché se no siamo spacciati. Cosa molto importante. Non essere spacciati, ma bensì fare le cose con un senso. Facciamo qualcosa qui nel giornale? No, magari, eh. Diciamo che sembra che sarà questa una parte molto lunga di Ale. Me due episodi ce li porterà via. Credo. Beh, qui è tutto chiuso. Quindi alla fine si può neanche far molto. Questo è impiccato. Tutta storia. Accoglie il suo amore. Accoglie il suo amore. Sempre di quella donna è il simbolo, no? Ah, che cazzo sono questi che cercano? Domanda che mi faccio anche io. Vabbè, questo l'avevamo già detto. Vabbè, andiamo su, ci tocca. Ho capito. Esploriamo. Anche se in questo caso non è proprio un'emozione grandissima, ma. Trasporta. Che cosa?
Lasciamolo per terra intanto, finché non so cosa possa servire. Non ha neanche senso star lì a... Allora, immagino che di qua non ci si possa andare, vero? Accidenti. Ecco. C'è roba. Mi ci giocavo. Dentro. Giocavo tutto quello che avevo. Quindi, di conseguenza. L'unica cosa da fare, secondo me, è lanciare questo cosino qua. No, non è come immaginavo, appunto. Quindi bisogna fare. Ma se io provo tipo a lasciare. Tipo, no? E poi provo a lanciare così, no? Non era quello che volevo io, però. Forse è troppo corto. Sì, ma ora che faccio? Mi sa che ho fatto una cavolata. Niente ragazzi, direi che può essere tutto. Intanto trovo un modo per andare avanti da quella parte lì. E poi dopo, appena lo trovo, ci becchiamo. Almeno così non sto a farvi vedere tutto questo ambaradan, che non avrebbe minimamente senso. Vi farei perdere solamente del gran tempo. E il tempo è prezioso. Niente ragazzi, allora alla prossima. Ciao.